Benvenuti a TeleCR1, notiziario dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. 50 anni di stemma regionale, simbolo di identità e appartenenza. È il titolo delle celebrazioni che si sono tenute lunedì 30 ottobre a Perugia, a 50 anni esatti dall'approvazione della legge regionale del 1973, il 30 ottobre per l'appunto, con cui sono stati adottati i ceri come stemma della regione Umbria. Lo stemma che raffigura in sintesi grafica i tre ceri di Gubbio e quindi anche il gonfalone regionale. Su questo argomento e su quanto avvenuto alla sala dei notari del comune di Perugia e in piazza 4 novembre vediamo il servizio. Davanti agli occhi meravigliati di turisti e cittadini, i ceri mezzani di Gubbio sono stati esposti lunedì scorso, 30 ottobre, a fianco della fontana maggiore di piazza 4 novembre, dove si sono esibiti gli sbandieratori e i musicanti della città che ospita i manufatti, simbolo della regione dell'Umbria dal 30 ottobre 1973, quando fu approvata la legge regionale che ne decretò la rappresentatività di tutte le città e di tutti i cittadini umbri. E per il cinquantennale dell'istituzione del simbolo, nella sala dei notari c'erano tanti sindaci, a cominciare da quelli di Gubbio e di Perugia, esponenti politici di tutti gli schieramenti, consiglieri in carica, ex consiglieri regionali, assessori, ex presidenti di regione e assemblea legislativa, quelli attuali Donatella Tesei e Marco Squarta, il rettore dell'università Maurizio Oliviero, il vescovo Ivan Maffeis e le autorità di pubblica sicurezza. Oggi siamo qui per rendere omaggio non a un simbolo, ma ad una identità intera. Identità. Anche nel titolo breve che abbiamo dato all'evento ci è riportata questa parola di così intimo e potente significato. Si fa fatica oggi a parlare di identità. Si ha quasi paura a citarla l'identità, perché a volte i temi identitari dividono, creano fratture e soprattutto stimolano dibattiti. Eppure identità è una parola che rimane bellissima perché evoca e racconta la vita collettiva di qualcosa. Ne descrive le esperienze, l'intessuto culturale, il costume, l'insieme delle storie personali. Identità è popolo e il popolo è la sua identità. Nei nostri sindaci risiedono le responsabilità più grandi. L'impatto più evidente di storture e criticità, il fardello più pesante da caricare davanti a emergenze come quella del terremoto, che più volte ha colpito i nostri territori, o la pandemia, che ci lasciamo solo da poco alle spalle. Sono loro la spina dorsale della regione, loro l'anello di congiunzione tra cittadino e istituzione, loro spesso il paravento su cui scaricano invettive, ilarità o attacchi personali. È a loro che va il mio grazie per questi ultimi 50 anni in trincea, ad onorare un impegno che è prima di tutto umano e poi politico. Mi rivolgo alle persone che cercano nelle istituzioni una risposta efficace ai loro bisogni, che nella difficoltà si aspettano sostegno e attenzione da chi le rappresenta. La nostra dovuta vicinanza non è solo geografica in un territorio piccolo e ospitale, è emotiva, morale, etica e leale. È il punto di cui partire per lavorare insieme e insieme costruire una società più giusta, più solidale, più inclusiva, più feconda di umanità. Il contributo storico e scientifico del convegno è stato affidato a Leandro Ventura, direttore dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura, che ha parlato del sostegno di questo istituto alle attività di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio immateriale, mentre Massimiliano Minelli, docente dell'Università di Perugia, ha parlato della festa e della partecipazione ad essa. I ceri sono tre macchine, lignee e cave, pesano più di 4 quintali, sono alti circa 4 metri e sulle sommità sono sistemate le statue di Sant'Ubaldo, San Giorgio e Sant'Antonio. Sant'Ubaldo è il protettore dei muratori, San Giorgio degli artigiani e Sant'Antonio dei contadini e oggi anche degli studenti. Nel bando, istituito 50 anni fa dalla regione per scegliere quale immagine, oggi si direbbe iconica, avrebbe dovuto rappresentarla, si legge che i ceri rappresentano un'efficace identificazione simbolica di elementi radicati nell'antichissima storia dell'Umbria e ancora oggi vivi, elementi che trascendono il loro originale valore municipale per rappresentare degnamente la collettività regionale nel suo insieme. Su questo simbolo che giustamente il sindaco Stirato ha detto non è un simbolo, questo è l'identità, sicuramente
degli Ugubini della città di Gubbio, una città importantissima, e ringrazio gli sbandieratori e i musici della città di Gubbio. Grazie, siete stati magnifici, bravissimi, e veramente si capisce che le vostre bandiere e quella vostra musica accompagnano degnamente questo simbolo che noi portiamo non solo nei nostri atti, ma prima ancora nel nostro cuore. E questa giornata di oggi dice una cosa, che quella festa dei ceri, che è una festa così sentita dal popolo ugubino, è diventata la festa di una regione intera, perché ne rappresenta l'identità, i valori e lo spirito di futuro. Quel patrimonio di cultura, di identità, di anche di comunità, perché questo è quello che voglio ribadire con forza, rappresentato da quei ceri, da quei ceraioli, e l'unione veramente di tutto questo è ben rappresentato in questo nostro stemma di cui siamo fieri, orgogliosi, e che cercheremo sempre di onorare, come è stato in passato, come dovremo fare oggi e come spero anche le future generazioni possano tenerlo nel cuore e nella mente, perché questa è veramente l'identità della nostra bella Umbria che dobbiamo tutti custodire, conservare, ma anche promuovere come giusto e doveroso che sia fatto. E a rimarcare i 50 anni dall'adozione del simbolo della regione, l'Umbria si è data una nuova carta statutaria. Con l'approvazione unanime dell'Aula di Palazzo Cesaroni, la regione Umbria ha un nuovo statuto. A 18 anni dall'ultima modifica, la Regione Umbria si è data una nuova carta statutaria più moderna e attuale, pensata per rispondere alle nuove esigenze della comunità regionale. L'Assemblea legislativa ha infatti approvato all'unanimità ed in doppia lettura la nuova legge statutaria, frutto del lungo lavoro della Commissione Riforme. Oltre 80 articoli che spaziano tra nuovi e vecchi diritti, partecipazione attiva dei cittadini e dei portatori di interessi, amministrazione multilivello, ruolo degli enti locali e regole di funzionamento istituzionali, ed ancora il riconoscimento delle identità culturali, delle specificità linguistiche, delle tradizioni storico-locali e religiose che la caratterizzano, i principi di eguaglianza e di inclusività, la crescita economica, lo sviluppo sostenibile, la cultura del lavoro e dell'impresa, la valorizzazione delle aree interne e dei borghi, il valore collettivo dell'ambiente e la crisi climatica. Il presidente dell'Assemblea, Marco Squalta, ha salutato il voto dell'Aula dicendosi onorato di aver presieduto un'Assemblea rispettosa dei valori e delle sensibilità di ciascuno. Mentre per il presidente della Commissione Riforme, Daniele Carissimi, si tratta del frutto di un lavoro lungo e complesso che nasce dalla forte volontà di fare unicamente il bene e l'interesse dell'Umbria. Nell'ultima seduta l'Aula di Palazzo Cesaroni ha dato anche via libera definitivo al disegno di legge della Giunta regionale, modificazioni e integrazioni di leggi regionali. Ce ne parla in questo servizio David Mariotti Bianchi. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato a maggioranza, con 13 voti favorevoli della maggioranza, 5 voti contrari della minoranza e un astenuto fora patto civico, il disegno di legge proposto dalla Giunta dal titolo Modificazioni e integrazioni di leggi regionali. Illustrando l'omnibus in aula, il relatore di maggioranza Daniele Nicchi, misto presidente della prima commissione, ha spiegato che il provvedimento introduce modifiche e integrazioni a norme vigenti dettate da esigenze di carattere organizzativo, tecnico o politico. La proposta, presentata dalla Presidente della Regione Donatella Tesei, prende atto della necessità di modifica di specifici articoli di leggi regionali, dando esecuzione agli impegni assunti con gli uffici ministeriali. La prima parte del disegno di legge contiene modifiche a leggi regionali necessarie e urgenti richieste dagli uffici ministeriali a seguito dei rilievi effettuati dal governo in sede di controllo di legittimità delle leggi approvate. Si tratta di modifiche che non hanno effetti finanziari.
Nella seconda parte il provvedimento introduce invece modifiche e integrazioni dettate da esigenze di carattere organizzativo, tecnico o politico. Gli unici articoli con impatto finanziario riguardano le modifiche agli organi dell'ADISU, prevedendo la sostituzione della figura del direttore generale con quella dell'amministratore unico, al quale compete un compenso inferiore con conseguente riduzione della spesa del funzionamento dell'ente. Inoltre anche le modifiche alla legge sul servizio di vigilanza ecologica prevede la riduzione del numero dei componenti della commissione di esame e disponendo che la partecipazione alla commissione sia gratuita, determinando così un risparmio di spesa. Inoltre sono stati approvati gli emendamenti. Tra gli altri si segnala quello che ha modificato il testo unico del governo del territorio, dove si porta da 4 metri e mezzo a 6 metri e mezzo l'altezza massima delle serre mobili stagionali. Innalzamento finalizzato ad un migliore isolamento termico, ad una migliore organizzazione interna dello spazio e ad una migliore luminosità per lo sviluppo delle piante. Un altro emendamento che modifica il testo unico regionale per le foreste prevede la fascia di sosta consentita per i veicoli a motore sulle strade transitabili pari a 3 metri invece degli attuali 1,5 metri. Con un altro emendamento si sono stralciati alcuni articoli per rinviare ad un momento successivo la valutazione delle modifiche da apportare al testo unico del governo del territorio, tenuto conto che è in atto un processo di modifica della normativa statale di riferimento in materia di disciplina delle costruzioni. Via libera della seconda commissione al nuovo piano regionale di gestione integrata dei rifiuti. Voto contrario dei commissari di minoranza. Il voto in aula invece è previsto a metà novembre. Il servizio di Alberto Scattolini. La seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, con il voto favorevole dei commissari di maggioranza, Mancini, Castellari, Pastorelli, Puletti e Rondini della Lega, e il voto contrario di Bianconi, Gruppo Misto, Bettarelli, Partito Democratico e De Luca, Movimento 5 Stelle, ha approvato il nuovo piano di gestione integrata dei rifiuti. Nelle ultime due riunioni della commissione, che hanno portato al licenziamento dell'atto, sono stati approvati alcuni emendamenti della Giunta ed altri promossi dai commissari di opposizione. Quelli dell'esecutivo regionale riguardano la riaggregazione di due livelli di governance, assemblando la fase di raccolta, spazzatura e trasporto con i servizi di smaltimento e trattamento e poi una nuova predisposizione degli articoli concernenti l'allineamento delle gestioni e il servizio di trattamento e smaltimento, rendendo dunque compatibile ed omogeneo in tutti i territori l'avvio delle disposizioni previste dal nuovo piano regionale gestione rifiuti con le scadenze scaglionate negli anni degli attuali contratti di servizio. L'altro emendamento promosso dalla Giunta ha tenuto conto di una precedente proposta emendativa d'iniziativa di De Luca concernente il riciclo dei materiali assorbenti che l'assessorato ha provveduto a riscrivere. Viene in sostanza preso atto dell'importante progetto finanziato dal PNRR per il recupero dei pannolini che l'attuale gestore dell'AT2 sta realizzando presso il sito di Ponterio di Perugia. Gli emendamenti approvati d'iniziativa di De Luca riguardano la promozione di una rete regionale degli ecocompattatori attraverso la grande distribuzione organizzata e la realizzazione di alcuni centri di riuso e riparazione al fine di ridurre alla fonte la produzione dei rifiuti ingombranti, materiali legnosi e metallici, grandi e piccoli elettrodomestici. Approvato anche un altro emendamento sottoscritto dai tre commissari della minoranza, Bettarelli, Bianconi e De Luca, prevede che la Regione e l'Auri promuovano l'adozione di sistemi di tariffazione puntuale anche con meccanismi incentivanti. Il piano individua 6 obiettivi generali: ridurre la produzione dei rifiuti, minimizzare lo smaltimento in discarica con il conferimento massimo del 7% del totale dei rifiuti urbani entro il 2030, con 5 anni di anticipo rispetto a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale, incrementare quali quantitativamente la raccolta differenziata al fine del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti, indice di riciclo al 65% entro il 2030, con
5 anni di anticipo rispetto a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale. Uniformare le modalità dei sistemi di raccolta, aumentare la conoscenza e promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli e responsabili in tema di rifiuti ed economia circolare, razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico nel rispetto del principio di prossimità e al fine del contenimento dei costi. Sarà l'Auri a decidere la localizzazione puntuale dell'impianto di termovalorizzazione, la cui messa in esercizio viene prevista per il mese di gennaio 2028, segnando così l'interruzione del conferimento in discarica dei rifiuti derivanti dal ciclo di gestione dei rifiuti urbani, che potranno essere recuperati dal punto di vista energetico. Rispetto alla localizzazione del termovalorizzatore, la Regione ha provveduto a definire le mappe delle aree non idonee del territorio regionale. Il nuovo piano, come è stato più volte sottolineato dall'assessore Roberto Morroni, nasce da studi scientifici e approfondimenti tecnici sulle migliori esperienze relative alla gestione dei rifiuti sia a livello nazionale che europeo. Due i traguardi prefissati: garantire la stabilità e l'autosufficienza regionale del ciclo integrato dei rifiuti e collocare l'Umbria fra le regioni più avanzate in Italia e in Europa. Dopo l'approvazione dell'atto in commissione, il presidente Valerio Mancini non ha mancato di esprimere la sua soddisfazione. Dopo 9 anni, ha detto, viene finalmente approvato un piano che prevede la chiusura del ciclo dei rifiuti, dalla raccolta alla termovalorizzazione. Tra gli obiettivi, la possibilità in futuro di prevedere la suddivisione del territorio anche in un massimo di 2 ambiti e non più uno solo come previsto nel testo originario. E poi, ha detto Mancini, l'importantissima possibilità di abbassare le tariffe per imprese e famiglie. Per questa edizione è tutto, vi ricordo TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive e radiofoniche della Regione, è disponibile anche in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.